Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca e partiamo dagli arresti a Pescara per quanto riguarda una indagine condotta dalla polizia. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara i responsabili della rapina commessa il 6 novembre scorso nel capoluogo adriatico in Via Reiale ai danni di un dipendente della Romagna Giochi SRL che aveva in auto quasi 25.000 euro che erano stati raccolti dalle slot machine di alcuni locali di Pescara. Grazie a un lavoro intenso, ragionato, che è partito dall'analisi del filmato che ha ripreso proprio il momento topico, quando due malviventi travisati aggrediscono e sottraggono l'incasso al dipendente della ditta videogiochi. Da lì abbiamo capito che uno dei due poteva essere una nostra conoscenza, a partire da una serie di perquisizioni immediate che poi, grazie anche all'analisi di ulteriori filmati di videosorveglianza e allo studio dei movimenti dei telefoni dei sospettati e dei tracciati GPS che erano sulle due autovetture che compaiono insomma in questa storia, ci ha portato a individuare quattro componenti del gruppo di rapinatori su una rosa che noi riteniamo essere un po' più ampia e su cui stiamo ancora lavorando. Malviventi che hanno lasciato per strada, come si suol dire, almeno 6.000 euro dei 25.000 rapinati. Probabilmente disturbati dalla forte presenza della polizia che si è diretta subito sul luogo dove poi è stata rinvenuta la macchina cosiddetta pulita. Evidentemente spaventati dall'arrivo delle forze di polizia, loro hanno ritenuto di abbandonare parte del bottino anche sul manto erboso circostante lì in zona Fontanella. Sono tutti in arresto, seppur i provvedimenti sono stati graduati in ragione della incensuratezza di alcuni, per cui due soggetti sono agli arresti domiciliari e gli altri due in carcere. Le indagini proseguono, riteniamo appunto che il gruppo sia più ampio, sperando di dare un nome e un volto anche agli altri complici. La Guardia di Finanza di Pescara, assieme al Nucleo Speciale Entrate di Roma, ha scoperto una maxi evasione fiscale nel settore del commercio online. Vediamo. In due anni avevano generato un giro d'affari di oltre 330 milioni di euro nascosto al fisco. Un centinaio di imprenditori dediti alle vendite online sulle piattaforme di e-commerce sono finiti nella rete della Guardia di Finanza di Pescara, che assieme al Nucleo Speciale Entrate di Roma e sotto il coordinamento della Procura di Pescara ha scoperto la maxi evasione fiscale. Un dedalo di società che, secondo le Fiamme Gialle, non si fermava all'Italia ma andava anche oltre confine, perché in questa indagine sono coinvolti anche una decina di soggetti esteri. Ma non solo, ci sarebbero altre 750 imprese fuori dai confini nazionali, spesso prive di identificativo fiscale italiano, sulle quali sono in corso approfondimenti rispetto ai 600 milioni di euro di fatturato generato grazie proprio alle vendite online. Società rintracciate tramite i canali di cooperazione internazionale prima che potessero rendersi irreperibili ed ora oggetto di accertamenti fiscali. Ma la Guardia di Finanza di Pescara, in questo periodo pandemico dove sono aumentate esponenzialmente le vendite tramite marketplace elettronici, ha già fatto emergere ad oggi altri 300 milioni di euro sottratti al fisco italiano da imprese nazionali ed estere che hanno effettuato vendite nel nostro paese. Complessivamente dunque le vendite occultate all'erario, scoperte grazie alla collaborazione fra i finanzieri di Pescara e Roma, superano i 630 milioni di euro. Adesso ci occupiamo di ricostruzione. Questa mattina, nel corso di una videoconferenza, il commissario straordinario Giovanni Legnini ha illustrato le 8 ordinanze che permetteranno di ricostruire in tempi rapidi centri storici, scuole, edifici pubblici e alloggi ATER di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. All'incontro sono intervenuti sindaci e presidenti delle 4 regioni. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, nel corso di una videoconferenza stampa ha fatto il punto sulle ordinanze approvate dalla cabina di coordinamento e che sono state appena emanate. Un lavoro complesso, in grado di imprimere un forte impulso alla ricostruzione del Centro Italia, che già conta 2.600 cantieri privati aperti nei primi 4 mesi del 2021, mentre ne sono stati autorizzati già 9.546. All'incontro hanno partecipato i presidenti, gli assessori regionali e i rappresentanti dei sindaci di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Legnini ha illustrato nel dettaglio le ordinanze speciali in deroga per la ricostruzione dei centri storici di Amatrice, Camerino e Valfornace, delle scuole di Teramo, Ascoli Piceno, della Basilica di San Benedetto di Norcia, degli immobili pubblici del Comune e degli edifici ATER della provincia di Teramo. Ordinanze speciali che saranno firmate nei prossimi giorni. Teramo in particolare aspetta da anni di poter ristrutturare la sede storica del proprio municipio in Piazza Orsini, così come le migliaia di sfollati ATER di poter rientrare nelle proprie abitazioni di Collaterrato. Nel corso della videoconferenza il commissario Legnini ha annunciato anche lo stanziamento di ulteriori contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici considerati di interesse storico, artistico e culturale. Attenzione particolare anche sulla nuova guida per l'utilizzo del superbonus. Ridisegniamo le regole per consentire una ricostruzione di qualità, accrescendo anche la contribuzione pubblica dei beni culturali in questo territorio pregiatissimo dell'Appennino centrale, dell'Italia centrale. Parlo di edifici storici per ogni destinazione, di quelli delle chiese, dei conventi, delle ville storiche, dei palazzi storici e di altri edifici ricompresi nei borghi, nei centri storici delle 4 regioni colpite dal sisma. E poi le ordinanze in deroga, una novità, quella che riguarda la ricostruzione dell'università, degli edifici dell'Università di Camerino, quella di Amatrice, del centro storico distrutto di Amatrice, gli edifici residenziali pubblici nella città di Teramo e nella provincia di Teramo, le scuole 11 nella città di Ascoli, altri interventi in altri comuni delle Marche e un'ordinanza in deroga per rendere più rapida, più spedita la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia. Il primo intervento dopo la relazione del commissario straordinario è stato quello del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha parlato anche come presidente dell'ANCI. D'Alberto ha sottolineato l'importanza vitale di queste nuove misure, ma soprattutto della semplificazione. Un ringraziamento infine da parte di Legnini al ministro Mara Carfagna per l'approvazione del decreto con il quale si assegnano 60 milioni di euro per centri di ricerca e università nel cratere del Centro Italia. Per Legnini si tratta di un'iniziativa molto importante con la quale si attribuisce agli Atenei di questi territori, così duramente colpiti, l'opportunità di sviluppare attività di alta formazione e ricerca, necessari per rafforzare il processo di rinascita sociale e culturale. Adesso ci spostiamo a Chieti, dove questa mattina in prefettura è stato firmato un protocollo d'intesa con la Camera di Commercio per la lotta all'usura. Vediamo. È stato firmato questa mattina a Chieti un protocollo d'intesa tra Prefettura e Camera di Commercio di Chieti Pescara volto a realizzare una fattiva collaborazione tra le parti per favorire la legalità e la trasparenza nelle attività di impresa e prevenire così il pericolo di infiltrazioni malavitose. La Camera di Commercio metterà a disposizione delle forze dell'ordine i dati della piattaforma informatica Regional Explorer. I protocolli d'intesa hanno la loro ragion d'essere dal momento in cui prendono piede, non devono essere solo un momento così simbolico. Sì, la simbologia ha la sua importanza e quindi ben venga questo momento in cui abbiamo inaugurato e firmato il protocollo. Però dietro c'è un lavoro da parte della Camera di Commercio e nostro, delle forze dell'ordine, per cui abbiamo voluto entrambi che tutti questi passi fossero fatti velocemente e anche l'addestramento di coloro i quali dovranno usare questo strumento avverrà in maniera veloce, perché oggi, attraversando un momento particolare, che è quello pandemico che sappiamo tutti, ma che nasconde, come ho detto, delle
i timori sono forti, che possa nascondere dei mali che oggi non si vedono. Uno di quelli è sicuramente quello che sta affliggendo il commercio in genere, le attività commerciali, artigianali, mercatali sono in grossissima sofferenza. E noi dobbiamo garantire loro che la loro ripresa, la loro attività di ripresa possa avvenire in una cornice di sicurezza massima e mi creda, sia le forze dell'ordine che la prefettura si impegneranno in questo senso. Il protocollo ha questo significato. Oggi è stato siglato un accordo fondamentale per la tutela del tessuto economico sociale sano di questo territorio, delle persone per bene che fanno impresa, che fanno commercio. L'occhio delle forze dell'ordine quindi è ancora di più a favore del cittadino e di chi lavora con onestà, serietà, in un momento difficile legato appunto alla pandemia. La Camera di Commercio, avendo un patrimonio di dati importante e tramite infocamere riesce a, con sistemi digitalizzati, a renderle disponibili alle forze dell'ordine, e abbiamo colto l'occasione, visto l'interesse del prefetto che ci teneva ad essere vigile sul territorio, con questo protocollo abbiamo messo a disposizione di tutte le forze della pubblica sicurezza una montagna di dati che, se ne hanno bisogno, ne possono usufruire. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Giulianova, dove sono state inaugurate due nuove strutture dedicate, l'una alla psichiatria, l'altra al pronto soccorso, con le quali la ASL di Teramo intende potenziare la sanità territoriale. Vediamo. La pandemia ci ha fatto scoprire che oggi la cura del paziente è importante, l'ospedale, ma è importantissimo anche il territorio, e quindi è lì che noi nel futuro andremo ad agire. Migliorano i servizi sanitari offerti dall'ASL di Teramo nelle strutture di Giulianova. Questa mattina taglio del nastro per due nuovi presidi, il centro di salute mentale ospitato nell'ex Gualandi e l'osservazione breve Covid al pronto soccorso dell'ospedale. Per quanto riguarda il centro di salute mentale, la struttura è ospitata al piano rialzato dell'edificio, mentre al pian terreno è stato trasferito dal marzo scorso il centro diurno. In totale conta 1300 metri quadrati, a cui si aggiunge un ampio giardino. Collegato al centro di salute mentale, anche se strutturalmente diviso, è il centro diurno, che assolve alle esigenze riabilitative dei pazienti e che ha la possibilità di prendere in carico 30 persone. Il centro di salute mentale, diretto da Laura Core, serve un territorio di circa 80.000 abitanti fra i comuni di Giulianova, Roseto, Mosciano, Bellante, Notaresco e Morrodoro. Anche in psichiatria, come per le altre patologie, il ricovero è un momento piccolo della vita dell'utente, il momento in cui c'è un'acuzie, una situazione di gravità, c'è il ricovero. Però la patologia va gestita, e più gestiamo la patologia nei periodi intervallari, e meno facciamo ricoveri. Per quanto riguarda invece l'osservazione breve Covid al pronto soccorso dell'ospedale, la struttura ospita 5 stanze dotate di monitor e telecamere. I nuovi posti letto vanno ad aggiungersi ai 2 già esistenti in osservazione breve per i malati non Covid, attivati da tempo al pronto soccorso. Finita la pandemia, all'occorrenza questa struttura potrà essere riconvertita, creandovi ad esempio anche un'osservazione breve pediatrica. Perché, come ha specificato la dottoressa Veri, l'assessore sanità, ogni pronto soccorso deve avere una sua stanza per la pediatria. Trenitalia ha consegnato ufficialmente oggi a Regione Abruzzo 2 nuovi treni POP che serviranno le tratte regionali. Vediamo. Da oggi diventano 11 i treni in circolazione nella nostra regione. Questa mattina infatti consegnati da Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane i primi 2 convogli modello POP che saranno già da oggi in circolazione sulle tratte Sulmona-Pescara, Pescara-Teramo e Pescara-Termoli. I nuovi POP rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia e che prevedono l'acquisto prossimamente di nuovi convogli per oltre 27 milioni di euro. I 2 treni sono stati presentati questa mattina a Pescara presso il binario 1 della stazione centrale, alla presenza dei vertici di Trenitalia e della Regione Abruzzo. È un altro passo nel potenziamento del servizio ferroviario, treni più comodi, più moderni, più ecologici, fa parte di un programma di acquisto. Questi non sono i primi treni POP, ma ne abbiamo acquistati altri di altre 2 tipologie, siamo ad 11 complessivi, altri 2 arriveranno
entro breve, anche per svecchiare i treni che poi sono utilizzati prevalentemente, se non esclusivamente, dai pendolari. Eserciteranno tra Pescara Sulmona, tra Pescara e Teramo, insomma, quindi è una linea che serve principalmente i lavoratori, gli studenti, i pendolari che si muovono all'interno della regione. Molto è stato fatto sulla sicurezza, cioè considerate che questi sono treni assolutamente innovativi anche proprio dal punto di vista della sicurezza, di come dialogano tra terra e treno per garantire i massimi aspetti di sicurezza, ma anche all'interno proprio del design del treno sono stati costruiti per essere treni robusti, sicuri, che permettono anche, devo dire, un risparmio nelle attività di manutenzione. Oggi quando compriamo un treno non possiamo solo pensare a comprare il treno migliore nel momento in cui appunto il treno viene costruito, il treno è nuovo, ma il treno migliore nel tempo, cioè il treno che, siccome deve durare almeno 30 anni, deve darci la possibilità di restare nelle stesse condizioni di sicurezza, di comfort, di affidabilità per tutta la sua vita. Due nuovi treni a cui spero più presto possibile se ne aggiungeranno altri in base agli accordi che abbiamo fatto, ai finanziamenti che abbiamo trasferito a Trenitalia, per fare in modo che i nostri cittadini viaggiano nel miglior modo possibile tra i più comfort più immediati, e soprattutto che per quanto riguarda questi due treni POP c'è una grande attenzione, oltre che al fattore ambientale, in quanto sono treni che hanno il 95% di percentuale di riciclo, soprattutto anche alla mobilità sostenibile, in quanto sono previsti 12 posti bici per ogni treno. Andiamo nella Marsica, dove il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio si scaglia contro le diatribe fra ASL 1 e Regione Abruzzo. Secondo il primo cittadino marsicano, non è il tempo delle polemiche e dei dispetti, ma è quello di risolvere le questioni urgenti legate alla pandemia Covid. Il servizio di Gioia Chiostri. Non è il momento questo per il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio di fare il gioco delle tre carte tra partiti politici e il management dell'ASL numero 1, guidata dal direttore generale Roberto Testa, ma i conti, a detta sua, si faranno alla fine della fiera e il comune di Avezzano di certo non si tirerà indietro. Quando questo sindaco diceva che le cose non funzionavano all'interno del management ASL, nessuno mi ha ascoltato dalla regione, oggi penso che non bisogna e non c'è tempo di stare a discutere o a litigare, oggi bisogna andare avanti, le cose si sono avviate ormai, e quindi l'invito che faccio al Presidente della Regione e all'Assessore alla Sanità, smettiamola di fare diatribe Regione ASL, non abbiamo tempo per queste cose, ci sarà noi tempi in cui si faranno i conti, e tanti conti li apriremo direttamente noi come comune di Avezzano. Ora come ora serve ottimizzare, serve andare avanti, voltare più pagine possibili per permettere alla campagna vaccinale nella provincia di procedere senza troppi sospiri e singhiozzi. Il primo cittadino della città capofila della Marsica è perentorio: nessun commissariamento adesso, nessun cambio al vertice, lavoriamo e poi si tireranno le somme anche politiche. Sicuramente la provincia dell'Aquila è abbastanza messa da parte. Ho visto l'altro giorno che all'Aquila si sono concentrate tutte le forze, regione, eccetera, 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 per aprire un centro vaccinale, cioè per spostarlo da via Figara in un centro vaccinale diverso. Noi stiamo facendo da solo, continuiamo a lavorare da soli come comune di Avezzano. Oggi, ripeto, non abbiamo assolutamente bisogno di diatribe, di questioni da risolvere tra ASL e Regione. Andiamo avanti su questa strada perché l'avevamo imboccata bene. La prossima settimana apriremo anche noi un file, metterò un numero a disposizione per tutti coloro che superano i 50 anni e che vogliono in qualche modo vaccinarsi. Metterò una persona a disposizione con un numero dedicato, dove manderemo questi elenchi sistematicamente alla ASL all'Aquila. E a proposito della ASL aquilana, per sabato e domenica prossima viene promosso un secondo Open Day che, oltre ad AstraZeneca, comprenderà anche i vaccini di Johnson & Johnson. L'ulteriore
tornata di somministrazioni va ad aggiungersi a quella del 25 di aprile scorso e si svolgerà in tutta la provincia dell'Aquila negli 8 centri vaccinali. Anche questa giornata sarà riservata esclusivamente agli utenti con più di 60 anni e fino ai 79 che non soffrono di patologie gravi. Per farsi vaccinare gli utenti dovranno prima prenotarsi tramite gli uffici del proprio comune di residenza. I cittadini interessati alla vaccinazione di sabato e domenica con, ripetiamo, AstraZeneca e Johnson potranno prenotarsi a partire da domani. A far funzionare la macchina della vaccinazione ci saranno complessivamente circa 200 operatori fra medici, infermieri, operatori sociosanitari e di protezione civile. La decisione di riproporre la formula dell'Open Day che in queste settimane si sta diffondendo un po' in tutta la regione, anche ad esempio nel pescarese, e proprio nasce dall'esigenza di accelerare sulle somministrazioni, toccando una quota di circa 1700 sieri somministrati al giorno. Il secondo appuntamento con l'Open Day imprimerà, come detto, un'accelerazione all'attività vaccinale che ha consentito in provincia dell'Aquila di inoculare circa 112.000 dosi. Ed ora passiamo al calcio, partiamo con la Serie B, ultimi 180 minuti di campionato per il Pescara che domani sarà di scena alle ore 14 allo Zini di Cremona in terra lombarda. Anche in caso di vittoria, qualora facessero punti Ascoli e Pordenone, arriverebbe la matematica retrocessione in Serie C. Come contro la Reggiana, anche in terra lombarda il tecnico Gianluca Grassadonia si aspetta dalla squadra una prova d'orgoglio. Nel match di domani non ci sarà Valdifiori, che è squalificato, fuori anche Drudi, Balzano, Memusciai, De Sena e Rigoni. In forte dubbio Busellato, e così a centrocampo le scelte sono quasi obbligate. È probabile l'impiego in mediana di Tabanelli al rientro dopo 2 mesi e mezzo a causa di un fastidioso infortunio rimediato dopo la gara di Frosinone del febbraio scorso. Nel frattempo è stato designato anche l'arbitro di Cremonese Pescara. Si tratta del signor Meraviglia di Pistoia, ultima gara giocata a Frosinone con Meraviglia lo scorso 19 di febbraio. E adesso la Serie D. Nel pomeriggio di ieri, recupero della prima giornata di ritorno del girone F con il successo del Pineto sul campo del Notaresco. La rete di Minnozzi in apertura ha regalato i 3 punti alla formazione di Pomante e costringe i rossoblù a rimanere a meno 5 dalla capolista Campobasso. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Gol in avvio, gara ordinata e concentrazione in tutte le zone del campo. Sono questi gli ingredienti con cui il Pineto sbanca il Savini di Notaresco e forse spiana la strada al Campobasso per la vittoria finale del campionato. Successo meritato per quanto visto, rossoblù col pallino del gioco, ma che spesso è risultato infruttuoso e con molti, troppi interpreti sottotono. Padroni di casa senza Banegas, con Olcese davanti insieme a Marchionni, Palumbo e il giovane Bana. In mezzo la coppia frulla a quadro in una sfida con tanti ex. Pomante conferma la difesa a 3 con Mesisca, Pepe e Bertolo, ma Strippolito è della quercia sugli esterni con Minnozzi, Minincleri e Romano col compito di far male a Sciba. E al quarto è proprio Minnozzi a sbloccare il match, straordinario il piazzato liftato che calcia dalla distanza e sorprende Sciba per il vantaggio pinetese. La reazione di casa non si fa attendere, con la risposta di Mercorelli in tuffo a dire di no a Marchionni prima della mischia, che però non porta gli effetti desiderati per il Notaresco. Lo 0-1 rinforza il cliché della partita, Notaresco che preme, Pineto attento in chiusura e pronto alle eventuali ripartenze come quella orchestrata al minuto 23 con Mastrippolito e Minincleri sulla sinistra e il tap-in mancato di Romano al centro dell'area di Sciba. Spazi per il Notaresco pochi, e allora frulla minuto 25 costretto a provarci da distanza impossibile. Le conclusioni da lontano come quella centrale di Palumbo sembrano essere nella prima frazione una delle poche vie dei rossoblù per affacciarsi dalle parti
parti di Mercorelli. E ancora un piazzato di Minnozzi al 44esimo a mettere i brividi al notaresco. Stavolta la battuta non è direttamente in porta, ma la sventagliata quasi trova Romano sul secondo palo, libero di colpire. La migliore occasione per l'11 di Epifani al 46esimo, ma Marchionni spara alto un servizio morbido di Frulla al centro dell'area. Tutt'altro notaresco in avvio di ripresa, almeno così pare. La pressione rosso-blu sale, ma sarà così, solamente per qualche giro di lancette. E ancora Minnozzi, infatti, minuto 52, a sfruttare la sgroppata di Romano, concludendo alto col destro. L'autore del gol biancazzurro, Claudicante, lascia il posto a Ciarcelluti. Epifani sceglie Mancini e Blando per Bane e Palumbo e provare a ribaltare l'inerzia della gara. Ed è incredibile, però, la doppia chance ospite del 60esimo. Sul corner di Minincleri, Romano prima e Mesisca poi, non riescono, questione di centimetri, a trovare lo spiraglio per lo 0-2. Il notaresco molla gli ormeggi e Dos Santos prende il posto di Frulla, Galeano quello di Minincleri sul fronte opposto. I rossoblu si rivedono al 68esimo, traversone di Sorrini, Occese sale ma colpisce male. E quando al 73esimo a quadro si presenta la battuta della punizione dal limite, si capisce che proprio non è giornata. Così come quando Occese preferisce il controllo aereo invece della battuta volante su invito di Dos Santos. La gara di Galeano finisce a 2 dal 90esimo perché l'uruguagio rimedia due gialli in 21 giri di lancette e lascia il Pineto in inferiorità numerica, risistemandosi con un 5-3-1 e con Bubà, entrato per Romano, unico riferimento avanzato. Ultimo squillo, senza costrutto, il mancino di Blando, debole al lato, che certifica il blitz del Pineto, che in tre giorni perde con la prima e vince con la seconda della classe, rilancia le sue chance di rimonta e contestualmente, forse, decide anche il campionato. Un successo qui a sempre il calcio, ma l'eccellenza. Roberto Cappellacci non è più l'allenatore dell'Aquila 1927, attualmente seconda in classifica nel campionato regionale a due punti dal Chieti capolista. A renderlo noto è il sodalizio rossoblu attraverso una nota in cui si spiega che il tecnico ha rassegnato le dimissioni da responsabile della prima squadra. La società ringrazia Cappellacci per il lavoro svolto e augura al mister le migliori fortune in campo professionale ed umano, riconoscendo l'indiscusso merito nell'estate 2019 di aver dato fiducia ad una società rilevata, gestita e finanziata dai tifosi, pertanto come da programma. Il sodalizio rossoblu dalla prima categoria sino a giocarsi la promozione in Serie D nell'arco di tre anni. Contestualmente lascia lo staff anche l'allenatore in seconda Andrea Sciarra, al quale la società effettua il proprio ringraziamento. Nell'ultimo turno di campionato l'Aquila aveva pareggiato 1-1 con il Capistrello. Termina qui questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.